giro di boa dei trofei Motestate. Siamo arrivati sul circuito di Magione, sull'autodromo dell'Umbria, la tappa più lunga, quella più chilometrica per arrivare qui. Stiamo per andare a vivere due gare intensissime che già potrebbero dare una certa piega per il campionato. Andiamo con la Resatac 600 che stiamo per andare a vedere con Alberto Bettella, che si è messo come sempre in pole position, il leader incontrastato di questa categoria finora, seguito da Diego Copponi a poco più di un decimo nella seconda casella. Chiude la prima fila invece Niccolò Carpina, apre la seconda invece Nicola De Padova, seguito da Osler e Benedet. Ma attenzione, perché non solo la Resatac 600 abbiamo, ma anche la 300, che vede in pole position Andrea Sorrenti davanti a Mattia Virone e Stefano Sala, poi in seconda fila Christopher Iotti, seguito da Lorenzo Dotti e Sabetta in sesta posizione. Sappiamo che la 300 è una delle categorie che ci fa sempre molto divertire, simile alla Moto 3, tutti lì sempre insieme, vedremo se lo sapranno fare anche oggi. Siamo pronti qui da Magione. Tutto pronto per gara 1 di questa Resatac 600, 8 giri di pura intensità. Ora diamo parola ai piloti. Semaforo rosso che si spegne in questo momento, si impenna un po' una moto dietro, è quella di Benedet, peccato, un'altra partenza un po' difficile per lui, ma è Carpina a mettersi dentro. In cura 1 su Alberto Bettella, però va largo e il leader del campionato incrocia, anzi alza anche un po' la moto Carpina e si rimette subito primo Alberto Bettella, così a rimporre la propria leadership. Andiamo con Pergo, intanto partito dalla decima posizione, l'abbiamo visto prima, ha detto che è un po' in difficoltà e si mette dentro addirittura Benedet con una gamba fuori, la gamba esterna addirittura, e dovrà recuperare appunto il numero 6, peccato, un'altra partenza un po' difficile per William Bennett, chiamato ancora una volta alla rimonta. E intanto abbiamo là davanti quindi Alberto Bettella seguito da Niccolò Carpina, poi abbiamo Copponi, De Padova e Osler. Attenzione perché la gara sembra essere particolarmente accesa, un Alberto Bettella nelle qualifiche sì, sempre leader, sempre primo, ma comunque un Copponi gli è stato dietro a due decimi, quindi molto vicino, abbiamo visto gli stacchi molto più ampi in questa stagione nella Resatac 600, ma Alberto Bettella sembra già aver fatto un piccolo strappo, l'ha già fatto con alle spalle Carpina, Copponi, De Padova e Osler, che stanno formando un piccolo gruppettino in, per lottare, per andare sicuramente a riprendere Bettella. Magari si possono anche aiutare qua i piloti nel cercare un po' le scie per provare ad andare a prendere Bettella. Chiude quindi così il primo giro, Bettella, Carpina, Osler, i primi tre piloti, poi Copponi, De Padova è appena più attardato, abbiamo visto Benedet che, come dicevamo prima, chiamato alla rimonta, una cosa che diciamo spesso, purtroppo lo vedremo, lo vorremmo vedere sempre lì davanti anche nelle, nei primi giri. Purtroppo le partenze non sono, lo abbiamo sempre detto, un suo diciamo pregio. Invece un pregio sono le sue grandissime rimonte. Abbiamo sempre detto che la sua seconda metà di gara è paragonabile a quella di Enea Bastianini, e vedremo se magari sarà in grado anche di replicarla in questa gara. Andiamo con Cristian Pocobello, invece anche lui un po' in difficoltà in questa tornata qui a Magione, partito dalla tredicesima posizione, 1:16:620, il tempo che l'ha fatto partire dalla prima fila, quello che ha aperto la quinta fila. Anche lui comunque l'abbiamo sempre visto vicino alla top 10. Andiamo con Sorini, intanto alle spalle di Perego, sobbalza un po' la sua telecamera, anche Sorini un po' in difficoltà questo weekend, non ha reso al massimo, partito dalla dodicesima posizione il pilota numero 23, mentre affronta adesso le ultime curve, che sembrano un po' queste ultime due curve, quelle di Magny-Cours. E intanto sta arrivando Benedet, intanto alle spalle di Mangili, Benedet si trova alle spalle di Mangili in settima posizione, qui siamo tra la settima e l'ottava posizione. Andiamo a vedere i primi passaggi sul traguardo, 1:13:02 per Bettella con Osler, molto vicino a Carpina il pilota numero 38, Matteo Osler, vicinissimo a Carpina, è pronto, anzi sembra essere pronto, sembra anche un po' che lo stia studiando per provare un attacco sul numero 217 che lo potrebbe portare in seconda posizione. Andiamo con Sorini, intanto 1:16:006 sul primo passaggio vero cronometrato, ma andremo a vedere anche ovviamente i prossimi per capire un po' come si andranno sui passi. È nato un po' largo Benedet, sta spingendo Benedet, sta spingendo molto William Benedet, perché è arrivato un po' largo alle spalle di Mangioni, l'abbiamo visto, adesso si mette un po', sembra un po' far fatica, però qui Mangili che è uscito nel retrino un po' male, ma Benedet non riesce a parità di motore a mettersi mai in scia. Adesso è in scia, potrebbe provare l'attacco, sembra essere pronto, vediamo se lo piazza, si mette dentro, va dentro William Benedet, attacca il numero 91 Mattia Mangili e si mette adesso alla caccia del gruppettino là davanti, composto da De Padova, Carpina, Osler e Copponi. Eccoli qua inquadrati con Osler che prova, difficile, è difficile entrare qua, è molto difficile, ma attenzione, Bettella comunque si sì, un po' di strappo l'ha fatto, ha messo forse già un secondino, l'ha messo,
però non un vuoto completo, perché magari un piccolo errore potrebbe far rimettere in gara il quartetto di là dietro, ma sembra essere un po' difficile con Osler che viene fuori, si mette dentro in curva 1, è venuto fuori dalla scia, si è buttato dentro, grande attacco di Osler, cucito al cordolo, non va neanche largo, lo coppia chirurgico, va dentro, si mette in seconda posizione, quindi Matteo Osler partito quinto, bella gara da parte di Matteo Osler, che è partito quinto, adesso si trova secondo. Andiamo con Pocobello, invece, che ha girato su ultimo passaggio in 1.16.2, è sul miglior giro, ha passato di 2 decimi, un decimo circa in, rispetto al giro precedente. Vedremo i prossimi se sarà in grado ancora di abbassare, ma questo gruppettino sembra essere pronto, mamma mia come è pronto a dare emozioni, bagarre. Ancora siamo sempre con Pocobello in vista delle curve che ci portano, siamo tra la 3 e la 4 che ci porteranno poi sul rettilineo opposto al traguardo. Ha un terzetto Pocobello davanti a sé, che è il terzetto composto da Cecchi, Sorini e Pantella. Eccoli qua sul rettilineo insieme, quel tetto là davanti. Comunque bello in lotta, bello in lotta, così ci piace questa RaceAttack 600, che ci ha sempre regalato comunque grandi gare, come lo sono state a Cremona e a Varano. Varano che tra l'altro ritroveremo il 27-28 luglio. Attenzione, l'attacco, si è arrivato l'attacco di Copponi, si è messo dentro su De Padova, si è messo così in quarta posizione e va alla caccia di Matteo Osler, che è stato ripassato a sua volta da Carpina. Ce lo siamo persi, ma Osler è stato ripassato da Carpina, si è rimesso in seconda posizione, impone così il ritmo. Ma attenzione, perché sta arrivando William Bennett, che scodizzola, si muove un po', sgondola la sua moto in curva 1, infatti va largo, ovviamente doveva andare largo, è stato molto forte, sta spingendo Bennett, sta spingendo 1.14.0 sul suo penultimo passaggio, 1.13.660 sull'ultimo passaggio. Gira come i primi lì davanti. 1.13.5 per Copponi, 1.14.0 per Osler, 1.13.9 per Carpina. Gira fortissimo Bennett, gira più forte del quartetto che ha davanti a sé, e sta arrivando, sta compiendo la solita rimonta che vediamo sempre fare in ogni gara, ma come dicevamo prima lo vogliamo sempre vedere davanti dalle prime battute. Un peccato, perché si potrebbe giocare davvero il campionato, perché è uno di quelli che comunque è sempre stato particolarmente vicino a Bettella quando era tra la seconda e la terza posizione. E purtroppo a Cremona, nel tentativo proprio di andare a recuperare Alberto Bettella, si stava avvicinando, purtroppo si è steso il numero 6, partito dalla sesta posizione. Tra l'altro un po' di coincidenze, un po' di statistiche in questa gara 1 della RaceAttack 600, che sta per incontrare il passaggio della metà gara. Attenzione intanto là davanti, lotte sono un po' lontanini però per capire chi erano, ma comunque attenzione, vediamo i passaggi sul traguardo. Copponi è riuscito a passare Osler, si è messo così in terza posizione, alle sue spalle c'è De Padova, pronto a monitorare sempre la situazione, prova a farsi vedere un po' all'interno Osler, ma questa volta subito sorpasso. E attenzione a Copponi, che sembra essere cattivo, sembra essere pronto ad attaccare anche Niccolò Carpina, che aveva staccato un po' il gruppettino per qualche metro. Intanto siamo con Sorini, che è bello lì solo in undicesima posizione, l'ultimo suo passaggio, 1.16.2 il suo ultimo passaggio. E attenzione qua la Suzuki di Niccolò Carpina, che qualche metro l'ha preso, come dicevamo prima, qualche metro per evitare un po' la scia magari ce l'ha. Ecco, siamo sempre con Benedett, che l'ultimo passaggio, tanto per la cronaca, 1.13.350, il suo miglior giro personale, gira sempre più forte di quelli davanti. 14.1 Osler, 13.7 Carpina, 13.7 Copponi, 13.8 De Padova. Stacca molto forte Benedett nel tentativo di andare a recuperare il quartetto che ha davanti a sé, e gira molto più forte Benedett rispetto ai piloti che ha qua davanti. Sembra che stia facendo anche qua un bel giro, va largo, incroci traiettorie, Carpina, Copponi, mamma mia, dentro di nuovo, è impossibile, rischiano ma dentro, e la richiude in faccia. Che aggressività da parte di Niccolò Carpina, come ha incrociato e si è andato a rimettere dentro con cattiveria, senza preoccuparsi anche di un Copponi che era lì all'interno, hanno rischiato il contatto, era messo un po' malino lì, Copponi per entrare era molto forzato il suo ingresso, mentre invece se ne è completamente sbattuto Niccolò Carpina. Ha chiuso completamente la porta in faccia all'uscita dell'ultima curva, ma attenzione alla notizia, che ufficialmente è arrivato William Bennett, è arrivato ufficialmente il pilota della Yamaha, partito in sesta posizione. Sappiamo, ce lo ricorda la regia, l'abbiamo vista anche prima, ma ce lo inquadra un po' per farci capire che Alberto Bettella è ancora presente in gara. Come sempre scodinzola un po', forse ha perso un po' il posteriore Bennett per entrare nella curva nel rettilineo opposto al traguardo. Un po' di scia, sembra essere un po' lontanino, però questa volta Bennett per provare a tentare un attacco, un po' di scia, però sì, ce l'ha un po' di scia, ce l'ha
la scia, ma sembra essere un po' lontanino. Oh, stacca fortissimo! Mamma mia, che staccata ha fatto! Impossibile che la faccia girare, va largo. Ed è Padova, allora può replicare e incrociare. Cosa aveva fatto Benedetto? Ricroci Taito un'altra volta perché è andato largo De Padova. E Benedetto si rimette dentro. No, perché De Padova restituisce il favore. Ancora sta cucito. Le vedono, le vede bene Benedetto, le gomme intagliate della moto di De Padova. E si giù per questi ultimi giri della gara del SATA 600. Cosa aveva fatto Benedetto? Da dove si era voluto infilare? Da dove si era voluto infilare? Non poteva ovviamente farla girare, è andato largo e ha incrociato De Padova, che però ha rischiato perché è andato largo a sua volta e Benedetto se l'ha provata a rimettere dentro. È iniziato l'ultimo giro quindi in questa gara. Andiamo a vedere gli ultimi passaggi: 14.5 per De Padova, 14.0 Benedetto, 14.0 Copponi, 13.8 Osler, 13.6 Carpina. Miglior giro personale, sta facendo bene Carpina, è sempre qua con Bettella. Il suo ultimo passaggio 1.13.2, 1.13.202 invece è il suo giro migliore della gara. Comunque sempre orologio svizzero, comunque Alberto Bettella che sta volando verso un'altra vittoria di questa Resatac 600, sempre più leader incontrastato. E questa volta nelle ultime battute Benedetto sembra avere solo una possibilità, forse quella di poter agguantare la quinta posizione in queste ultime curve. Si ripresenta la stessa situazione di prima, si rimette dentro, sembra essere un attacco più fluido. Questa volta è più fluido, è lontano ma è fluido. Si mette dentro William Benedetto, passa in quinta posizione, sorpassa De Padova. Peccato che è l'ultimo giro perché sicuramente ne aveva anche di più rispetto ai tre che ha davanti. Ma purtroppo queste sono un po' le gare di Willy che deve, sa e lo sa anche bene che deve partire meglio. Esce adesso dall'ultima curva Alberto Bettella, che vince gara 1. Mette fuori la mano, esulta Alberto Bettella, vince gara 1 qua a Magione davanti a Carpina e Osler che beffa Copponi. E poi arrivano Benedetto e De Padova. Che gara comunque abbiamo visto, grande rimonta di Benedetto che comunque ci ha fatto vivere altre sempre grandi emozioni. Arriva poi Mangili sul traguardo, seguito poi da Bassi, poi Pagliaro e Pantella a chiudere la top 10. Mamma mia, incredibile, grande gara di sicuramente di tutti. Bettella come sempre se n'è andato via, poi grande lotta Carpina, Osler, Copponi, bravi tutti, grande rimonta di Benedetto. E poi arrivano tutti gli altri sul traguardo, arrivano Sorini, Cecchi, Pocobello, Ranzani e Foschi, via via tutti gli altri. Che gara incredibile, che bella gara abbiamo visto. Arrivano i piloti in questo momento della 300, arrivano Sorrenti, arrivano De Pieri, pronti per vivere 7 giri di gara 1 della 300. Arriva l'ok dei commissari, ora diamo la parola ai piloti, ultimi ritocchini, appena giù in carena, il semaforo è rosso e parte la gara da 300. Là dietro si impenna un po' la moto di De Pieri, ma un po' tanto, ma non è invece una bella partenza da parte di Sorrenti, che viene attaccato dalle due Kawasaki anche da Christopher Iotti. Si mette davanti a tutti così Mattia Virone, partito secondo, si mette subito leader della corsa, seguito dal compagno di marca Stefano Sala, che è lì pronto ad attaccare. Ormai sono sempre questi i protagonisti della 300, con Iotti che approfitta anche di una partenza così così non buonissima del compagno di squadra Mattia Sorrenti. Si mette in terza posizione con Sala che prova a farsi sotto intanto a Virone, affronta curva 3, curva 4 per poi affrontare curva 5, andare sul rettilineo opposto al traguardo vicino. Sala era entrata abbastanza forte per poi uscire forte. E intanto qua siamo on board con Nicola De Pieri alle spalle di Sara Guerrieri, una ragazza protagonista di questa categoria della 300 con la sua super mono, perché ovviamente tra i moto estati tutto l'ambiente comunque delle moto in generale non è solamente una presenza maschile, ma è molto bello vedere anche delle ragazze, figure femminili che fanno parte sia dei trofei moto estate ma anche delle moto in generale. Arrivati in fondo alla staccata, comunque Sara Guerrieri aveva guadagnato abbastanza terreno, cosa che ha fatto Sorrenti su Iotti in questo momento. Vediamo se sarà in grado di poter provare un attacco sul compagno di squadra. Eccoli qua i primi quattro piloti che sembrano già aver fatto un pochino il vuoto rispetto a Lorenzo Dotti là dietro, un po' in difficoltà, seguito da Sabetta. E poi ancora là dietro da Colombo Riva. E poi arriveranno Sara Guerrieri e Nicola De Pieri. Intanto prova a farsi vedere Stefano Sala, che però non è riuscito a portare l'attacco. Virone qualche metro di vantaggio ce l'ha avuto. E attenzione però a Iotti, Iotti molto prepotente, come lo è anche Sorrenti, che si mette dentro. L'attacco di Sorrenti arriva pulito sul sorpasso chirurgico del numero 68. Si mette così dentro in curva 2, si mette in terza posizione, pronto adesso la rimonta verso le due Kawasaki di Sala e Virone. Eccolo qua il quartetto di questa gara, che hanno sempre comunque formato in
tutte queste gare che abbiamo visto finora, da Cremona, da Varano. Varano, che tra l'altro ritroveremo protagonista nel prossimo round di Trofei Motestate, il 27-28 luglio. Prendeva la scia bene Sala, prendeva bene la scia Sala, prova a andare, va all'esterno Sala, prova dall'esterno a infilarsi, sembra essere molto difficile, stacca molto forte Virone, che però sembra andare un po' larghino, cosa che però non ne fa da approfittare per Sala. Grande comunque azione, grande azione che c'è qua in pista, con Virone che ha staccato molto forte, con Sala che si è voluto mettere all'esterno, con Virone sì, che aveva protetto l'interno, ma Sala ha provato un attacco veramente molto pazzo all'esterno, gli sarebbe stato veramente un sorpasso cicatriziale. E intanto va anche un po' là, esce, va un pelo sul verde Dotti, che è appena più staccato, mentre Sala prova Sala, no, non entra, gara che adesso un po' di studio magari anche da parte di Iotti e Sorrenti, che sono lì dietro. Eccolo qua Sorrenti, che magari in curva 2 sembra essere un pelo lontano, no, non sembra essere della partita in questo passaggio, in questa curva 2, con Virone che guarda avanti col casco bianco, gli guardava molto avanti subito in direzione curva 3. Gara, sì, tranquilla, ma può esplodere da un momento all'altro. Attenzione anche Dotti là dietro potrebbe venire sotto. E attenzione con alle spalle Sabetta, quindi occhio, perché Dotti che si porta su Sabetta potrebbe diventare una gara 6 addirittura. Eccolo qua, Sorrenti pronto a prendere la scia di Stefano Sala, che ha un bel motore tra l'altro Sala, guarda come vanno tutti in scia, sembra essere veramente la moto 3, anche se questa volta un po' di metri qualcuno ce li ha per non prendere la scia, come ce l'ha appunto Virone, che questa volta è immune al risucchio della scia da parte di Sala. Stacca forte Sorrenti nel tentativo di attaccare Stefano Sala. Iotti invece protagonista nelle prime curve, una volta dopo che è stato attaccato da Sorrenti non è riuscito più a replicare, anche se comunque è rimasto lì, magari sta studiando, magari aspetta anche un'ipotetica bagarre fra Sorrenti e Sala, che sembra essere quella più probabile in questo momento, anche se sono particolarmente tutti attaccati. Si volta Virone, forse, attenzione, esce molto male Virone e Sala è pronto, ne approfitta e si mette all'esterno Stefano Sala con Virone, che ha staccato comunque molto forte, si è voltato, forse ha messo male la marcia, non è uscito male, è uscito un po' male col gas, ma comunque sì. E rimescolano le carte in tavola, perché Stefano Sala è davanti a tutti, seguito da Virone, che è uscito un po' male dall'ultima curva, non ce lo spieghiamo in questo momento. Virone che comunque ha mantenuto un buon passo, gli ultimi passaggi sul traguardo, 1.18.9 il primo giro di Virone, poi 1.18.8, 1.18.7 per Sorrenti, 1.18.6, poi 1.18.9 per Sala, 1.18.7. Girano praticamente uguali i piloti qua davanti, e Iotti in 18.6 l'ultimo passaggio, 18.9 invece per Dotti, che sì, è più staccato, lo vediamo, 19.0 invece per Sabetta, che gira praticamente come Dotti. Quindi occhio a Virone, che si era un attimo fatto vedere, però era molto difficile tentare un attacco con Sorrenti, che sembra mancargli qualcosa Sorrenti in questa gara 1 del tardo pomeriggio qui a Magione. Ricordiamo che la 300 svolgerà, oltre questa gara ovviamente, un'altra gara nella giornata di domenica, quindi un'altra gara che vedrà un protagonista, dopo che comunque è una cosa anormale, perché comunque la 300 fa sempre una gara a weekend. Tanto qua lotta, c'è bagarre qua fra Sara Guerrieri e Nicola De Pieri. Andiamo a vedere i loro ultimi passaggi, arrivano in fondo alla staccata. Sara Guerrieri come ha girato, 27.4 sul primo passaggio, 27.1 il suo ultimo passaggio. Stiamo per andare comunque a vedere il prossimo, quando arriveranno ve lo dirò. 26.9 per De Pieri, 26.5, passano adesso sul traguardo, li vediamo dalla nostra postazione, 26.6 per Sara Guerrieri, 26.5 per De Pieri. Quindi comunque hanno abbassato i loro tempi, mentre Sala invece è rimasto sempre qua leader della corsa, davanti a tutti, con Virone che stavolta sembra forse aver accusato il colpo da parte di Sala, perché non è più riuscito a rimettersi vicino. Guardate Sorrenti che dice a Iotti, compagno di squadra, di comunque seguirlo, perché Sorrenti magari ne ha per andare a prendere Iotti, li prende la scia, si mette dentro, lo affianca, va dentro Iotti. L'abbiamo visto come si vogliono aiutare col gioco di scie, si vogliono aiutare per andare a prendere Virone e Sala, che incrociano le traiettorie. Intanto aveva attaccato Virone, si è rimesso dentro, ma Sala ha incrociato, e proprio quindi questo può favorire il rientro del pilota numero 17, pilota numero 68, sia per il gioco di scia sia per la bagarre che abbiamo visto in fondo alle rettilineo. Sorrenti che vuole dare la scia a Iotti, così nel rettilineo si possono avvicinare ai primi due. Infatti sono arrivati Iotti in scia a Virone, si può presentare l'attacco in curva 1, lo fa, si mette dentro Iotti, grande gestione delle ultime curve da parte di Iotti, che però va un pelo largo e si mette dentro di nuovo Virone in corsa traiettoria. Che gara sta diventando questa della 300, Iotti in curva 2, si prova a ripresentare, dentro Sorrenti,
Sorretti su Iotti intanto. Dentro Sorretti si è messo dentro. Si mette dentro. Peccato per Iotti che è passato dalla seconda posizione alla quarta nel giro di 3-4 curve. Incredibile. Perde anche un po' di tempo. Peccato. Peccato. Sì, sì, si è rimesso praticamente in scia Sorretti nel rettilineo un giro prima. Era addirittura andato secondo e in due curve è finito quarto. Questa è la 300. Questa non è la Moto3, è la 300. E succede veramente di tutto. E attenzione adesso. Attenzione adesso perché il virone sembra propenso. Sembra esserci. La scia, vediamo. Vediamola, sì, c'è, questa volta ci deve essere l'attacco di Virone che addirittura stacca forte, si mette dentro Stefano Sala, vediamo da longboard che è, non vediamo più comparire Virone, quindi è passato, attacco chirurgico preciso, fatto proprio col contagiri da parte di Mattia Virone che si mette davanti a tutti, quindi con Dotti intanto, Dotti dentro su Iotti, dentro, rischiano il contatto i due carenata appena arrivano le ultime due curve, e Iotti ha perso tantissimo Iotti, peccato. Poteva anche aiutarsi appunto come stavano facendo con Sorretti, ci stavano aiutando, ma ha perso moltissimo tempo Iotti. E è arrivato Dotti che si è messo lì. E intanto qua Nicola De Pieri in scia come sempre a Sara Guerrieri sull'ultimo passaggio di De Pieri. È 1:26.4, inizia l'ultimo giro, 25.5 aveva totalizzato Sara Guerrieri. Inizia quindi l'ultimo giro con Virone che sembra aver preso un po' di metri. Occhio, qua la staccata di Virone, telecamera un po' che sobbalza, ma Sara Guerrieri sembra essere sicura adesso della sua nona posizione. Un po' di gap ce l'ha, ma non ne ha preso metri Virone. Sale pronto, è l'ultimo giro, terzetto di gara, può succedere veramente tutto. Sorrenti che potrebbe andare a sviscerare un po' il fatto che tra i due Kawasaki potrebbe esserci una bagarre, potrebbe approfittare il numero 68, la scia che però non sembra essere a questa volta a caso di Sorrenti. Sala in scia a Virone, non lo vediamo. Dallo Moro, lo vediamo adesso, lo vediamo coprire Virone all'esterno come aveva fatto all'inizio della corsa. Stacca molto forte però Virone e si riesce a rimettere davanti. Ultime curve di questa gara della 300, ultime curve con Sorrenti che si fa sotto, si mette dietro Sorrenti, va dentro Sala, rischiano, mamma mia che rischio, sembra concludersi così. Allora Sorrenti prova a rincrociare per le ultime curve, arriviamo, vuole uscire forte Sorrenti, la sta preparando per uscire forte, mentre Virone va a vincere, grande vittoria di Virone, vicino anche lì alla tabella dei box. E poi Sorrenti beffa Sala Sorrenti terzo, poi Dotti che riesce a sopravanzare anche da un po' di distacco a Iotti quinto, poi arrivano Sabetta, Colombo, Riva e arriveranno anche Sara Guerrieri e Nicola De Pieri. Che gara bellissima come sempre la 300, mamma mia.